Buongiorno fitness, così il nostro risveglio dal complesso residenziale Le Dune di Silvi Marina. Siamo già pronti al mare per il weekend e siamo anche pronti per l'ultimo allenamento della settimana con il Muay Thai, questa disciplina di origine thailandese che abbiamo scoperto essere utile per la mente, per il corpo e anche per difendersi, il che non fa male. Andiamo da Ronaldo Bernal, il nostro bravissimo istruttore, insieme al suo preparatissimo allievo Raffaele. Buongiorno Rolando, buongiorno Raffaele, buongiorno. Per tutta la settimana vi siete allenati, oggi arriviamo al clou, che cosa ci farete vedere? Oggi facciamo una combinazione diciamo con più tecniche di gomitata, di pugni e di calci che non vengono esecutate diciamo veramente al 50% in combattimento, perché è una realtà totalmente diversa il combattimento, però bisogna allenarsi per far sì che nel momento giusto possano uscire le tecniche giuste per poter vincere. Tu sei quello che riceve i colpi oggi? Sì, questi sono i colpitori che ci proteggono, ci aiutano ad allenarci meglio. Buon allenamento, vi guardiamo con molto interesse. Eccoci qua. Spettacolare davvero, grazie Rolando, grazie Raffaele, nessuno si è fatto male, vero? No, tutti benissimo, grazie. Grazie, noi andiamo velocemente a raggiungere la nostra nutrizionista perché poi andremo di fretta in quanto il venerdì c'è la rubrica sulla moda con le ultime novità dell'estate che partono proprio da questo posto che fa tendenza, la dottoressa Anna Veciorek. È festa! E questa meravigliosa esposizione di frutta ci aspetta al caffè Atene Le Dune di Silvi Marina. Grazie a Katia Giancola che ha preparato tutto questo per noi. Buongiorno dottoressa Anna Veciorek. Frutta di ogni tipo ma anche estratti di frutta, tutto gustoso. Qual è la differenza tra mangiare frutta intera e bere un estratto? Estratto è un facilitare di masticare la verdura e la frutta, che anche in alcuni casi, soprattutto alle persone anziane, diventa difficile. È anche un modo gustoso e invitante di assumere la verdura e frutta fresche per chi ha ancora scetticismo. Estratti è una possibilità di assumere, oltre la frutta, anche inserire la verdura. Di solito con estratto togliamo una parte di fibra, quindi riduciamo una parte di polpa che invece frutta mangiata intera riusciamo ad inserire insieme. Mangiare la frutta permette anche di scaricare la tensione
consideriamo che quando siamo un po' nervosi in tensione cerchiamo qualcosa per mettere sotto i denti. Masticando la frutta croccante come albicocche, come pesche, riusciamo a ottenere questo vantaggio in più. Con estratto sicuramente andiamo a sorseggiare qualcosa di buono, positivo, ma evitiamo questo piccolo passaggio. Velocemente, quanta frutta possiamo mangiare al giorno? Da 2 a 4 portate nell'arco della giornata. Infatti attenzione, perché la frutta non è così innocente dal punto di vista calorico, quindi 2 porzioni da 200 grammi per una dieta normale. Chi fa tanto sport, alto dispendio energetico, anche qualcosa in più, quindi anche a fine pasto potrebbe essere in aggiunta. Grazie dottoressa Veciore, ci attende la moda, le ultime tendenze con le Dune Boutique. E l'ultimo appuntamento del venerdì è alle Dune Boutique per continuare a conoscere le tendenze della moda mare 2024. E qui troviamo la bellissima Vera Montebello. Grazie, titolare di questo negozio. Buongiorno, buongiorno Vera. La settimana scorsa ci siamo occupati dei costumi a due pezzi, i bikini, ed oggi è ovviamente la volta dei costumi interi. Come vanno di moda quest'anno? Non c'è una vera e propria tendenza, a Mila c'è tanto colore come sempre, e esaltano qualsiasi tipo di fisico, perché la modellistica è eccezionale, noi siamo molto attenti alla selezione dei modelli e della qualità soprattutto. Ecco, colpiscono questi costumi in spugna? Sì. Molto colorati? Sono molto colorati, comodi. E contrariamente a ciò che si possa pensare, si asciugano molto facilmente ed esaltano l'abbronzatura, visto che colori straordinari, Mila. Ah sì, qui c'è veramente una fantasmagoria di colori. Sì, abbiamo anche la novità quest'anno di questi meravigliosi costumi fatti a mano, come vedi, con questi dettagli particolari, come vedi anche dietro. Si allacciano questa splendida e maliziosa nappina. Maliziose anche le trasparenze di questo costume, molto accattivanti. Non c'è età e non c'è misura per indossare un costume intero. Tutte possiamo permettercelo? Tutte le fisicità trovano da noi costume, anche le curvi e oltre le curvi, visto che vestiamo le donne fino alla taglia 60, ma con dei costumi meravigliosi, come vedi. Quindi fino alla taglia 60, sì, diciamo un bel po' di chili vestiti. Esatto. Però, con la possibilità di valorizzare la figura. Senz'altro. Poi questi costumi interi possono essere abbinati magari a un pareo lungo, a un pantalone, e diventano dei propri veri abiti da portare anche la sera. Grazie, Vera. Questo è l'ultimo appuntamento dell'anno con le Dune Boutique. Loro si congedano un paio di settimane prima della fine della nostra trasmissione, che ricordiamo terminerà alla fine di agosto. E vorremmo ringraziare Martina Perazzetti. Avvicinati Martina, perché sei stata una preziosissima figura nel backstage, chiamiamolo così. Ciao Martina, ciao. Potevi anche fare la modella, perché esatto, con questo fisico. Allora, ringraziamo Martina. Che cosa ha fatto Martina? Martina è la mia preziosissima collaboratrice dall'inizio di questa avventura, è molto competente, brava, le clienti l'adorano. E l'adoriamo anche noi. E anch'io. Alberto Capolo, che è stata veramente utile anche a noi. Sono io che ringrazio voi, è stata un'esperienza bellissima e sono sempre molto onorata di far parte di tutto questo, grazie alla mia splendida titolare, grazie a Mila, è stata una bellissima esperienza. Noi vi ringraziamo per la vostra ospitalità, adesso Vera si comincia con un altro tipo di rapporto con la clientela. Infatti quest'anno abbiamo la novità dell'e-commerce, quindi ho visto l'esigenza dei nostri clienti che ci seguono da tutte le parti d'Italia, abbiamo pensato anche a loro. Bene, buon lavoro, grazie di nuovo a Vera Montebello, a Martina Perazzetti, noi vi salutiamo dalle Dune Boutique insieme ad Alberto Capo, vi auguriamo un buon weekend, arrivederci. Arrivederci. Ma che vista da qui a...